la festa di Salvini. E non dovrà dire anche lui, perché è chiaro che se manifestiamo la nostra agire verso momenti non democratici, io non penso certamente che Salvini voglia essere da quella parte, però anche scompare questo 5 aprile va bene, cioè, oggettivamente non diamo per scontato niente. La conquista della liberazione è una conquista tragica, accettare per scontato qualcosa in un mondo, in un mondo moderno, è quello che va a fare.
Presidente della Repubblica, il fascismo non ha fatto niente di meritevole, volontà di dominio, violenza, supremazia razziale, retorica bellicistica, queste erano le caratteristiche del fascismo e il fascismo non ha fatto nulla di meritevole come risposta a coloro che ogni tanto dicono che il fascismo qualcosa di buono ha fatto. Fiero delle conquiste e dei progressi nati da decenni di pace e libertà, pace e libertà che ci sono state donate dalla liberazione, e questo non dimentichiamolo mai. E a quei politici, dalla memoria corta o dalla scarsa conoscenza della storia, che mostrano indifferenza e a volte disprezzo verso il 25 aprile, io dico: voi offendete la democrazia, presente e a venire. Quella del nazifascismo è stata la vittoria, sul nazifascismo è stata la vittoria del mondo libero contro la barbarie, contro il male, contro l'assurdo di chi si fece arbitro dei destini del mondo in nome della purezza della 25 aprile e continuare il lavoro iniziato dai partigiani e delle partigiane. Come viviamo in questi giorni, il lavoro non è finito.